Anche tu sei alle prese con questo scotch che non si attacca. Con questo scotch che non si attacca. Scusi, segretario, lo scotch non si attacca. Vogliamo fare qualcosa? Verrà fuori una bella gara, speriamo che ci sia anche il pubblico ad aiutarci un po'. La cosa bella di questa manifestazione di oggi proprio a Sasso Maggiore è che dopo 35 anni che questo impianto gira per l'Italia, oggi è la prima volta che la gara viene omologata, cioè nel senso il risultato anche in piazza è omologato e riconosciuto dalla FIDE. Quindi nel caso ci fosse un record italiano, sarebbe un record italiano omologato. Esatto, sarebbe la prima volta che un record italiano si può omologare in un'esibizione in piazza. È la prima volta? È un anno che faccio atletica, quindi è pochissimo. Più che altro la difficoltà è per le ragazze che per la primissima volta saltano su un impianto di questo tipo, che ci può essere qualche difficoltà, ma le mie atlete già l'hanno utilizzata, quindi diciamo che sono un po' avvantaggiate. Sto mettendo giù la rincorsa per poi riuscire a saltare. Cioè, questo è il tuo punto di battuta, no? Come si dice? Sì, è da dove parto e ho messo giù vari segni, quindi per il riscaldamento mi servirà 10 passi e poi per la rincorsa completa che userò in gara 14 passi. È sempre la stessa la distanza oppure ti devi adeguare alla pista? Durante la competizione l'allenatore ti dice vai indietro di mezzo piede piuttosto che in base a come corri, in base alla pista, alle previsioni, al tempo e così. Non mettono? La differenza qual è? La differenza davanti l'imbucata, perché se sbagli il passo magari arrivi con un passo diverso o qualche centimetro indietro. Credo abbia pazienza, ma sia io ma anche chi magari ci sta guardando non sa bene com'è. È uno sport che in pochi conoscono. Infatti. Ho notato che siete tutte molto molto carine, come mai? Fanno un casting per fare... Questo no, però veniamo tutti da sport, per esempio la ginnastica artistica, ad esempio io, che ci hanno formato bene, quindi dobbiamo ringraziare anche gli allenatori. Qui davanti ultimamente c'è stata proprio l'elezione di Miss Italia, siete proprio nel cuore della bellezza italiana, ma anche voi non scherzate, mi sembra un casting questo più che una gara di atletica. È un caso, diciamo, però di fare sport secondo me aiuta sia la mente sia il fisico sia la bellezza. Ho capito, però insomma qui c'è la base adesso, io mi giro un po' intorno, ecco, quindi attualmente visto che Miss Italia sta andando un po' in declino, la nuova Miss Italia alzarla noi. Nuova Miss Italia sarà tra di voi, eh? Darsi. Sì, sembra quasi una sfilata un po', però. Casting, è un casting. Oggi a Sasso Maggiore casting. Bisogna riuscire a rimanere concentrate perché comunque è una gara, una competizione. Salto con l'asta in piazza. Questa è la grande novità. L'avete mai fatto? Prima volta. No, è bello come l'hanno allestito e speriamo vada bene. C'è da abituarsi un pochino a correre su questa pedana che ha delle caratteristiche un po' diverse dalle pedane normali che ci sono dalla pista, un grado di elasticità un pochino più elevato e quindi devono un pochino adattarsi le prime rincorse a modificare la distanza soprattutto, ma una volta abituati il vantaggio è notevole soprattutto per il pubblico che ti sta intorno a guardarti, quindi il pubblico ti dà quelli in più nella corsa e nel coraggio che aiuterà sicuramente le ragazze e i ragazzi stasera a migliorare i risultati. Vieni e poi raccogli, capito? È molto più bello farlo in una piazza perché ti senti proprio vicino al pubblico che ti dà quel qualcosa in più che nella pista non c'è, cioè devi ricercarlo più in te. E è strano perché comunque sei qui davanti a un palazzo importante, tante persone. Sensazioni per ora sembrano diverse, però magari è un bene. Magari tipo essere in piazza ti dà quell'adrenalina giusta per fare un salto migliore. C'è un'asticella posizionata su quelli che vengono chiamati rifi. Come c'è il materasso, la gente in cui invece un'asta. Non è un po' stretta sta pista? Sì, però... Non ci pensi? No. Dobbiamo solo correre dritti, quindi non è stretta. Più che altro è vicino al materasso, che se cadi, però ci sono i materassi attorno, quindi quello non è un problema. Cerchiamo di fare i movimenti giusti. Molto circoscritti e circospetti. No, come si dice, non ci interessa. Eccola qua, questa volta lascia sui rifti l'asticella, quindi salto inaugurale. Tu mi sembri la più piccolina, diciamo mingerlina, non so, non vorrei offenderti, anzi, può darti dei vantaggi? Dei vantaggi ma anche degli svantaggi, perché comunque essendo così leggera riesci magari a fare in modo che l'asta ti spinga più in alto, però allo stesso tempo fai più fatica a piegare l'asta perché pesi poco, però magari nella fase aerea sei più portata, ecco. Cosa vi aspettate a livello tecnico da questa gara? Ma per me è la prima gara dell'anno, speriamo vada bene. Diciamo che di solito in piazza è leggermente più pendente la rincorsa, quindi di solito le prestazioni sono migliori. In questo caso è una pista omologata, quindi hanno cercato di metterla più in piano possibile, però
di solito la gente guarda solo te, quindi sei più carico, hai più pubblico e più bello. Ehi, altissima sull'asticella! Cosa ti aspetti? È un miglioramento almeno di 20 centimetri. 20 centimetri? Ah sì. Due non basterebbe? No, assolutamente no. Ehi, scaldiamoci le mani, visto che in questa serata piuttosto freschina di solito si vedono le concorrenti con dei top, con degli stipini molto succinti. Oggi hanno calzamaglia termica, maglione, felpa. Eccola qua. La signorina Francesca, dopo un primo salto che aveva messo un po' più in difficoltà.